Allora Arturo, le ultime da Casa Potenza, qual è la probabile Allora, formazione e cosa dobbiamo aspettarci? innanzitutto ovviamente nel ritiro del Potenza a pochi chilometri da Avellino, tra province di Salerno e appunto di Avellino, un attimo di preoccupazione per, non in sé per sé per il calciatore dell'Avellino positivo, ma perché in effetti dalla Cavese è passata al Monopoli, dal Monopoli all'Avellino e quindi c'è solo un attimo di preoccupazione perché questo maledetto virus cambia continuamente le carte in tavola. Il Potenza farà turnover e il Potenza punterà al minutaggio e quindi in porta ci sarà Marcone. Cambiano gli esterni, a sinistra squalificato Pepe Sepe giocherà Panico 99, mentre Coccia rifiaterà e giocherà l'idolo americano Nigro, un altro under. I due centrali dovrebbero essere Di Somma, Gigli che è intoccabile. E invece, come sorpresa, ci potrebbe essere questo jolly siciliano Noce di proprietà del Catania. In mezzo al campo, tenuto conto del minutaggio, potrebbe giocare il classe 2001 Sandri. Gli altri certi di giocare sono Bucolo e Coppola. Mentre per chi si muoverà dietro le punte, ecco esserci o Ricci o Di Livio Junior. Ma comunque, se in mezzo al campo non giocherà Sandri che under, ci potrebbe essere inserimento di Ricci che over. Per quanto riguarda gli attaccanti, abbiamo il ballo delle coppie, come abbiamo scritto su Tutto Potenza e Campania Soccer. Allora, Baclé dovrebbe rifiatare, ma forse rifiaterà anche Mazzeo. E quindi abbiamo Romero che dovrebbe giocare e il giovane Under Volpe. Ma è chiaro che se Baclé rifiaterà, è possibile anche che all'ultimo momento possa essere lanciato al primo minuto Romeo e Mazzeo e poi ci possa essere una staffetta tra Romero punta centrale e Salvemini punta centrale e Mazzeo e Baclé, ma attenzione sempre a Salvemini che potrebbe partire dal primo minuto al posto di Romero che non è al top della condizione. Come mina vagante l'Under 2002 Volpe perché il Potenza deve fare minutaggio e quindi questo è il Potenza che stasera giocherà contro l'Avellino senza aver nulla da perdere, come ha fatto Bari, il Potenza a tre jolly da giocarsi con il Bari, con l'Avellino e poi mercoledì 24 con la Ternana. Arturo, una domanda ti volevo fare, ma questo Dimmi turnover tu. massiccio in ottica salvezza, no? Anche approfittando del pareggio della Vibonese, avviene perché domenica c'è il Bisceglie? Secondo te, Non solo Michelangelo, domenica c'è Potenza Bisceglie ed è una importante sfida salvezza. Il Potenza adesso non si fermerà più. Dopo il Bisceglie, mercoledì 20-24 c'è Potenza Ternana. Dopodiché la domenica c'è Potenza Juve Stabia e il mercoledì c'è Cavese Potenza. Quindi sono sei partite, cinque partite di fila ed è chiaro che deve per forza ruotare Mister Gallo. Non può pensare di far giocare gli stessi calciatori, ad esempio quelli che hanno fatto benissimo a Bari, indipendentemente dal fatto che domenica c'è lo scontro salvezza con il Bisceglie, ma poi il Potenza altre tre partite ravvicinate, tre infortuni, squalifiche, problematiche varie, è difficile poi mettere sempre gli stessi uomini in campo. Eh sì.